Ragazzi, come solito di corsa, sempre la mela davanti alla stazione centrale e noi corriamo a Roma, giornata Nubia. Speriamo che almeno non piova. Mi spiace, niente time lapse, non ho tempo, sono in ritardo, lo sto prendendo al volo. E oggi invece che Trenitalia viaggiamo con Italo. Così vedremo se il wifi va meglio, è freccia rossa. Beh ragazzi, da questo gran bel riflesso dal finestrino di Italo vi dico che la connessione wifi un po' meglio del freccia rossa, ma ancora non ci siamo. E poi arrivi a Roma e c'è una fantastica giornata, ragazzi, guardate che bel sole, fa anche caldo, però mi tocca correre anche a Roma. Sì, come al solito sono in ritardo. Vabbè, la cosa buona è che testi wearable. 1 2 3 wearable ne abbiamo fin troppi. Sì, vabbè, dai, siamo in ritardo, ma come non fare una sosta in una delle piazze più belle d'Italia? E poi siamo a Roma, ritmi romani. Arriverò con 10 minuti di ritardo, chi se ne frega. È vero o non è vero? Verissimo. È così, qua bisogna godersi la vita, poi con questo sole. Adesso mi tolgo anche la felpa. Dipende, tu dove stai? Scusa. A Milano. Oggi pioveva, c'era la nebbia, che faceva freddo. Infatti ho la felpa, il piumino. Aprite Totò, che arriva a Milano in quel film famosissimo. Sarei invidiato, dai. Ok, camminata monitorata e siamo arrivati all'evento Nubia. Siamo al Plaza. Non hanno badato a spese. Entriamo. Ambiente un po' ingessato. Eccoci. Il posto è quello giusto. Beh, ragazzi, la location è notevole. Bene amici, conferenza stampa appena terminata, ho clappiato Matteo perché qua abbiamo tutta la gamma Nubia e Matteo, gli utenti si chiedono quando verranno aggiornati N1, per esempio non l'ho ancora provato ma lo proverò presto, te lo posso rubare? Sì. Quindi lo proverò presto. N1 riceverà l'aggiornamento ad Android Marshmallow entro fine anno. Ok, io lo proverò già con Marshmallow, quello che è in vendita, sì, perfetto. Poi Z11, il Nubia che più mi era piaciuto, senza bordi, c'è la recensione, l'avevo provato con Android 6, 7 arriverà. Confermiamo Android 7 per questo modello, ma non abbiamo ancora una data. Però voci di corridoio dicono che lo vogliono fare prima del Mobile World Congress, questo l'ho detto io, non lui, se no lo licenziano. Nubia Z11 Max, padellone, 6 pollici, display AMOLED, anche questo non l'ho ancora provato. Questo. Me lo farete provare presto anche questo, sì, arriverà okay? Presto. Anche se non amo tantissimi padelloni, però interessante. Scusami. Abbiamo raccolto le polemiche sull'arrivo dello dispositivo con Android versione 5.1 e in verità in Italia arriverà con Android 6 direttamente al lancio. E poi Nubia Z11 Mini S, lo smartphone presentato oggi, l'ho già in tasca, è un'anteprima, non è ancora versione software definitiva. Arriverà questo in vendita ufficialmente? All'inizio del prossimo anno. Inizio del prossimo anno, già col 6? Sì. E aggiornamento 7 però qua confermato, garantito. Non ancora, non si sa quando, ma confermato. Data, ma ok, quindi piccola anteprima dopo, seguitemi. E poi l'ultimo, lo Z11 Mini, lui sarà aggiornato Android 6 nella prima parte del prossimo anno. Ok, quindi state lì perché tra poco anteprima di Z11 Mini S. Sì, ma andiamo a configurarlo in Piazza di Spagna, dai, andiamo, vai, che tra un po' ve lo porto. E dopo averlo configurato in questa fantastica piazza, eccoci qua con lo Z11 Mini S. Molto bello questo colore, mocca, dietro c'è il sensore di impronta digitale, funziona molto bene, camera da 23 megapixel, poi di fianco pulsante accensione e spegnimento e qua il volume, altoparlante, microfono USB di tipo C e poi sopra il secondo microfono con il jack per le cuffie. In questo slot possiamo mettere o due SIM oppure una SIM più la micro SD. Integrati a 4 GB di memoria RAM, 64 GB di memoria utente e addirittura Snapdragon 625 con batteria da 3000 mAh. Nella configurazione non si è mai scaldato. Adesso andiamo a vedere come gira. Il display è un 5.2 pollici di diagonale, Full HD, IPS. Mi sono scaricato le immagini test, andiamo subito a vederle. Devo dire che è ben riprodotta la griglia dei pixel. Qua siamo assolutamente all'aperto e non ci sono problemi di visualizzazione. Angolo di visuale mi sembra da IPS. Monta una versione software che non è quella definitiva, andrà aggiornata e uscirà ufficialmente intorno a febbraio del 2017, quindi questa diciamo che è una super anteprima, anche perché vi faccio vedere, qua abbiamo 3 GB di RAM, invece uscirà come dicevo prima con 4 GB di RAM, sempre in versione 6.01, aggiornamento a Nougat assolutamente garantito. Ovviamente impronte digitali, abbiamo anche qua come su Z11 le gesture dal bordo, anche se qua non avendo i bordi così fini magari hanno un po' meno senso, rimane l'iconico pulsante centrale che fa anche da LED in notifica,
musica. Pulsante indietro che se premuto lungo fa entrare nel multitasking, una gesture che non mi fa impazzire, mentre il pulsante a sinistra ci consente di aprire il menu. Ovviamente se teniamo premuto a lungo Google Now. Doppia stanza per alcune applicazioni, per adesso solamente su Facebook, e abbiamo anche la classica divisione dello schermo dei Nubia. Lo vedete, possiamo avere due launcher e quindi possiamo aprire due applicazioni, qualsiasi applicazione che abbiamo installato, per utilizzarlo in doppia finestra. Quindi devo dire un'opzione interessante che mi è sempre piaciuta molto sui Nubia. La fotocamera 23 megapixel, vi faccio vedere al volo le opzioni. Qua un sacco di persone che si fanno selfie, foto fantastici. Entriamo qua nelle impostazioni, aspetto foto ovviamente 4 terzi o 16 noni. Vi faccio vedere la risoluzione massima anche dei video. Le foto, ho detto prima, 23 megapixel dietro e 13 davanti. Vedete, video apprezzo molto il 1080p 60 frame per secondo e anche il 4K. Ovviamente c'è la modalità manuale Pro, basta girare a destra e queste sono le opzioni che si possono modificare. Qua si entra in video, ma siccome ho fatto un po' di foto e un po' di video, ve le faccio subito vedere al volo. Entriamo qua nella galleria. No, scusami, il taglio è dovuto ai simpatici giapponesi che facevano un casino bestia per farsi un selfie fintissimo su questa scala. Ma torniamo, non ho fatto in tempo a fotografarli, sarebbe stato carino. Questo è il video che ho girato qua in Trinità dei Monti, bello, mi sembra stabilizzato. L'unica cosa che non mi fa impazzire è lo zoom, ma qua vedremo col software definitivo come verrà. Però la messa a fuoco anche sul mio faccione, ho girato il telefono per riprenderlo, devo dire non male, insomma video che non mi sembrano assolutamente male. Per quanto riguarda le foto, ho fatto una foto qua con HDR, una senza HDR, foto al timelapse che stavo facendo, ma soprattutto anche le foto, guardate qua, all'evento Nubia al buio, mi sembrano veramente interessanti. Insomma, un telefono che grazie alla sua batteria da 3000 mAh, lo Snapdragon 625, alla fluidità generale che non vi ho fatto vedere, ma ve lo faccio vedere subito con il trittico, mi sembra che giri veramente molto molto bene, potrebbe diventare un vero best buy, soprattutto per come gira, le prestazioni, non ha mai scaldato. Quale sarà la vera variabile? Beh, la vera variabile sarà il prezzo, perché per ora il prezzo non è ancora stato comunicato. Ma adesso andiamo a fare l'aperitivo. Beh ragazzi, prima di tutto grazie di essere qua. Uso il microfono anche se lo odio, ma giusto così mi sentite anche là in fondo, perché non mi vedete, sì, sono alto solo 1,62 m. Sono qua, ragazzi, ciao! prima di tutto, vabbè, ringrazio Nubia, sì, che sì, fondamentalmente ci ha invitato. Abbiamo il marketing manager per l'Italia, qua le cariche sono importanti. Scusami, Austin. E poi Carmelo, che praticamente importa e cura il marketing proprio per Nubia. Finalmente questi prodotti Nubia in Italia, perché sì, io finalmente sono un fan di Nubia da tempi non sospetti, perché ne parlavo bene quando me li andavo a comprare in Cina, no, e mi chiedevo ma perché questi cavoli Nubia non li portano in Italia. Finalmente è arrivato il giorno. Oggi abbiamo visto lo Z11 Mini S che gira tra di voi, è lì, boh, spero non rubatemelo, mi raccomando, che mi è piaciuto molto, devo dire. Snapdragon 625, 3000 mAh di batteria. Ho un po' di domande per voi, raccolte sui social, ma soprattutto poi darò la parola a voi, che potrete chiamare e chiedere tutto quello che volete proprio ai manager Nubia. Come mai c'è il Nubia? L'ho trovata a 4 soldi. No. Ah, ecco! Era la colpa è il LED. Il LED è molto sexy. Bellissimo. Il LED è molto, molto non sexy. Lo puoi inquadrare, cioè nel senso che a video non rende conto quando respiro quanto è bello. Bene, direi che inizio con le domande da casa. Prima di tutto una raccomandazione. Il Mini S non più di 300 euro, altrimenti lo prendiamo in Cina e gli cambiamo la roba. A parte gli scherzi, Z11 Mini S arriverà a febbraio, giusto? Sì. Febbraio, marzo. Il prezzo si può dire o non si sa ancora? 300 euro, speriamo, sicuramente intorno ai 300 euro. Speriamo, perché mi è piaciuto tanto. Sotto i 299. Allora, vorrei far sapere ai signori di Nubia Italia che aspettiamo gli aggiornamenti di Nubia Z11, percentuale batteria eccetera eccetera, e siamo abbastanza arrabbiati perché non arrivano. Vabbè, rispondi tu, ma io so già la risposta, okay. Perché ho visto oggi gli aggiornamenti ci sono già
li stiamo testando noi ed effettivamente a breve verranno rilasciati. Lo Z11 Max ha la banda 20, la versione internazionale, sul loro sito non è menzionata, sì, no? No, purtroppo non ha la banda 20. Tutti i prossimi smartphone avranno la banda 20. Tutti i prossimi Nubia avranno la banda 20, c'è promessa. Da dire, attenzione, N1 ha la banda 20, Z11 ha la banda 20, Z11 Mini ha la banda 20. L'unico che non ha la banda 20 è lo Z11 Max. Ok, chiarissimo. Oltre alla distribuzione online, quella fisica, sì. Allora, a breve stiamo lavorando per, quindi abbiamo bisogno prima di meccanizzare il tutto, vedere che il firmware funziona bene, dopo possiamo proporci alla vendita offline. Assistenza? Allora, per l'assistenza sì. abbiamo in questo momento un punto di raccolta in Italia dove c'è una garanzia Italia, 24 mesi come da legge, e facciamo anche il ritiro direttamente a casa in questo momento. Ah, ritiro gratuito? Sì, il ritiro direttamente a casa gratuito per qualsiasi problema. Il telefono ovviamente per i telefoni d'Italia, cioè solo ed esclusivamente per i telefoni venduti in Italia, ovviamente. Invece comprati all'estero offriamo una garanzia, un supporto, quindi qualora tu rompi lo schermo noi abbiamo i pezzi di ricambio e te lo aggiustiamo senza problemi. In caso di modding la garanzia si invalida o no? No. Ho invece io una domanda, questa è importante. Durante la conferenza stampa ci avete detto che ci sarà un programma beta tester, e questa è una cosa molto interessante anche per chi non ha un Nubia. Perfetto. Come funziona? Come si fa a partecipare? Funziona, abbiamo lanciato loro un programma di beta tester che tutte le persone interessate e le persone un po' più ferrate sull'argomento avranno la possibilità di testare le nostre ROM settimanali e di vedere l'evoluzione della ROM della UI. Però mi dicevi che anche se uno non ha un Nubia può partecipare. Sì, come, certo. Che vantaggi ha? Allora, con questo ti passo Matteo che ti può fare. Matteo, vieni. Bene tutto. Ok, per i possessori di Nubia il piano di beta testing comprende il testing delle nuove ROM. Per chi non ha ancora il dispositivo ma è particolarmente interessato a partecipare, apriremo delle iscrizioni pubbliche e ci saranno attraverso Facebook il forum ufficiale e il blog ufficiale, forum.nubia.com, blog.nubia.com, nei prossimi giorni. Comunque troverete l'annuncio anche sui vari blog e sulle varie pagine. Potete fare la vostra application, potete fare la vostra richiesta per ottenere il dispositivo. Ovviamente vi chiederemo il motivo per cui vorreste partecipare, quindi cerchiamo utenti particolarmente interessati allo sviluppo. Dopodiché sarà stilata una classifica degli utenti prescelti. Determinate azioni conferiranno dei punti. Gli utenti che conseguiranno sempre un punteggio alto riceveranno alla fine il comodato d'uso gratuito senza limiti del dispositivo, quindi potranno continuare a utilizzarlo senza limiti. Gli utenti che non rispetteranno invece il punteggio, che non totalizzeranno un buon punteggio, perderanno, come da contratto, insomma, come ciò che firmeranno, la possibilità di utilizzare il dispositivo a lungo termine. Quindi il comodato d'uso si interrompe e viene ritirato. Ottimo, perché sentivo qua in sala qualcuno che stava provando il nuovissimo Z11 Mini S, che ricordo non è la versione firmware definitiva, sì, che aveva qualche problema di traduzione. Certo. Questo beta test servirà proprio a questo. Questo. Quindi il primo beta test l'abbiamo trovato. Certo. Per la lingua e poi la cosa più semplice è andare a vedere. Okay. Siccome abbiamo marketing manager Nubia italiano, perché Nubia c'è in Italia, ovviamente, io vorrei chiedere i programmi per il futuro, progetti, visioni, solamente smartphone o altre, penso a wearable, penso a IoT. We have a very long-term planning for Italian market. Now we gli altri piani sono previsti per l'Italia, quindi dispositivi di differente genere, tra cui appunto abbiamo le altre tablet. Dispositivi connessi e tanti altri prodotti. Sì, sì. Grazie. Domande, grazie Carmelo che è scappato, è già al buffet, adesso andiamo tutti a mangiare. Ciao ragazzi! Ciao! E da una suggestiva piazza di Spagna, con un po' di tristezza nel cuore. No, ma poi mi guardate. No, vabbè, io volevo fare il romantico, il poetico, e poi ci sono gli ultimi ragazzi che hanno partecipato alla colazione, che fanno finta di niente, adesso si sono girati, che mi fanno ridere, quindi via tutto il romanticismo, ragazzi, grazie. Roma è bellissima, corri in treno a montare il video. Ciao! Ciao! Andiamo!